Ma lo intitoleresti quel match? Quel match lo intitolerei Credici, perché abbiamo visto che non sempre la, cioè, ci sono diverse componenti che fanno sì che un atleta sia completo. Una di queste componenti che poche persone valutano o tanti sottovalutano è credere nei propri mezzi e crederci fino all'ultimo respiro, perché è facile fare le cose bene quando le cose vanno bene, bisogna crederci quando le cose vanno male. Ma ci hanno creduto tutte e due, però. Sì, un pochino di più il contendente che ha vinto, non che l'altro non facesse il suo lavoro, l'altro è stato accademico, ha lavorato bene, l'altro ha detto no, io dal tatame mi alzo quando ho vinto. Questo è quello che ho percepito. Bisogna anche essere in serata, a volte serata. Uno è più convinto, non che sia meno bravo o meno forte o meno convinto, ma magari ha proprio quel però punto. Questa è stata la mia percezione proprio personale, cioè dire è vero, manco tecnicamente, ma vi dimostrerò che la voglia di crederci mi aiuterà a compensare quello che comunque tecnicamente ancora non ho in questa epoca del mio percorso agonistico. È vero. Concordi? No, concordo pienamente. Poi dipende magari come è andata la serata prima anche, no? Se è andata male ha compensato, quindi non è andata male. Se è andata bene anche quella prima è l'uomo più fortunato del mondo e siamo, anzi, facciamo copia e incolla, cerchiamo di emularlo in tutto e per tutto. Grazie Dino, a dopo. Niente.